Al 39esimo, Vannucchi avvia l'azione che viene proseguita da Arcidiacono. Poi Lodi, un passaggio geniale per Vannucchi, una giocata di gran classe, freddezza da parte del capitano dell'Empoli che salta a Viviano e deposita in rete. Davvero Lodi, un passaggio geniale per Vannucchi, una giocata... Per Coppa. Le difficoltà offensive sono dietro l'angolo, ma Baldini può sempre contare su capitan Vannucchi, che quando serve non si tira mai indietro e che con il Grosseto ha firmato il suo quarto centro stagionale. Una rete che ha dato per qualche minuto all'Empoli l'illusione del primato solitario. Baldini può sempre contare su capitan Vannucchi, che quando serve non si tira mai indietro e con il... Poi è Piccini che ferma l'azione del Piacenza, servendo Lodi, il quale allarga sulla destra per Boucher. Adesso può distendersi l'Empoli, cerchiamo di non buttare via questo pallone. Boucher in profondità verso Moro, area di rigore, parte il cross, Vannucchi è solo davanti ad Orlandoni. Igli Vannucchi va a chiudere questa partita. 47esimo minuto del secondo tempo, contropiede micidiale e Vannucchi va a segnare il terzo gol per l'Empoli. Vannucchi, dribbling, Giovinco, ancora Vannucchi, area di rigore, il destro, gol di Vannucchi, 1-0 per l'Empoli, e vai 2 minuti al termine, Empoli che si rilancia in maniera decisa nella lotta per la salvezza. Splendido triangolo tra Vannucchi e Giovinco, i due fantasisti azzurri che hanno portato al gol il capitano. Un muro a formare la barriera bianco-celeste. Si è allontanato Giovinco, sarà Vannucchi battere questo calcio di punizione. Parte il capitano, gol di Vannucchi su calcio di punizione al 7° minuto. Empoli in vantaggio, niente da fare per Pallotta, palla nell'angolo alla sua sinistra, 1-0 al 7° del primo tempo. Punizione magistrale di Vannucchi. Marito riesce a toccare per Lodi, il tocco di Lodi centrale per Vannucchi. Vannucchi contrastesa all'area di rigore, Vannucchi solo davanti a Pantanello, il gol dell'Empoli, il pareggio dell'Empoli al 20° minuto del secondo tempo.
bello il lancio centrale di Lodi con il destro, pensate un po', per Vannucchi, che è stato bravo ad avere la meglio in velocità su Cesar e a battere Pantanelli. Rigano Vannucchi, sinistro di Vannucchi, il gol di Igli Vannucchi al 19° minuto della ripresa. Empoli che accorcia le distanze, gran gol da parte di Vannucchi. Chi mette il pallone scivolato fuori, Boia, Fusco, Vannucchi, non è stata straordinaria. Del toscano che va a festeggiare sotto la curva, Igli Vannucchi, e tutti in tuffo a festeggiare. Effettuata da Antonini, poi Moro, pallone che si alza, il colpo di testa di Belleri. Ancora un difensore dell'Atalanta, Vannucchi, il controllo, il sinistro e il gol dell'Empoli esattamente al 38° minuto del secondo tempo. Empoli che quindi accorcia le distanze 3-1. Adesso il punteggio tra Atalanta ed Empoli quando mancano 7 minuti alla termine, più recupero forse un po' tardivo il gol dell'Empoli, ma che comunque in qualche modo riapre la gara in questo finale di Bergamo. Rivediamo ancora il gol molto bello di sinistro di Igli Vannucchi, che ha incrociato bene trovando il secondo palo. Stupisce di questo Empoli, al di là del fatto che sa giocare in più modi. Intanto attenzione, Vannucchi, era di rigore, gol, 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 il gol di Vannucchi, e arriva il 3-0 a 30 secondi dalla fine, il gol di Igli Vannucchi, che va a festeggiare la bandierina, modello canna da pesca per lui, che è un appassionato. Empoli 3 Regina 0, ancora a segno Vannucchi. La battuta verso il centro di Vannucchi, la respinta della difesa del Cesena, poi ancora Vannucchi va a recuperare questo pallone, mette in mezzo e c'è il gol di Igli Vannucchi al 10° minuto del primo tempo, un tiro cross da parte di Igli Vannucchi, ha tratto in inganno il portiere del Cesena Viviano e l'Empoli passa in vantaggio al 10° minuto del primo tempo. C'è il pallone perfettamente da mano, va a puntare Pasquale, area di rigore da mano, all'indietro, al Pirolli, il destro, deviato Vannucchi, gol di Vannucchi, gol di Vannucchi, Empoli che pareggia, il gol di Vannucchi, Empoli 1, Fiorentina 1, Igli Vannucchi è gol, è stato il campo in questo secondo tempo, è il 28° minuto. Thank you.
del capitano, destro a girare, palo interno e pallone fuori dal sacco, e fuori una regina zero. Pallone in mezzo di Zanetti, Boucher, la torre, poi Vannucchi, il destro e c'è il gol! Il gol di Gigli Vannucchi! 44esimo minuto del primo tempo, Gigli Vannucchi pareggia le sorti dell'incontro. Chiama palla a sinistra Giovinco, Vannucchi invece va da sé, avanza palla al piede, prova il destro, grandissimo gol di Gigli, grandissimo gol al 22esimo della ripresa, euro gol di Vannucchi che ha scaricato il destro dalla distanza, niente da fare per Doni, palla che si è infilata all'angolino alto alla destra di Doni ed Empoli che accorcia le distanze. Grandissimo numero di Capitan Vannucchi.